Ringrazio altri parlamentari tra i voti che si stanno aggiungendo ai nostri lavori. È arrivato l'onorevole Taris, l'onorevole Cristina Dietina, l'onorevole Flavio Di Muro. Ne avevamo ringraziati all'inizio, ma sono arrivati l'onorevole Bosa e Turri. E poi abbiamo il piacere e l'onore che ci ha raggiunti l'onorevole Giorgia Meloni, a cui chiederei di portarci un saluto e una riflessione. Buonasera a tutti, grazie al Centro Studi di Latino, grazie a tutti i presenti. Mi dispiace davvero di non aver potuto seguire tutto il convegno, di non poter restare molto stasera. Alfredo lo sapeva, ho fatto davvero un salto mortale per esserci, per portare la testimonianza di Fratelli d'Italia e il nostro impegno contro una norma che non devo confesso di dover convincere nessuno qui dentro, secondo noi è una norma profondamente sbagliata. Io penso che l'approccio giusto quando si parla di queste materie, proprio perché il tentativo è dire che da una parte ci sono i buoni, i giusti, e dall'altra ci sono i mostri, gli ignoranti, c'è l'antichità, c'è diciamo quello che si dovrebbe essere superato. Proprio per questo l'approccio serio a questa materia è l'approfondimento e fare domande di buon senso, perché la questione qui non è una questione confessionale, veramente io per prima sono una credente, ma non faccio queste battaglie per aggredito approccio confessionale, faccio queste battaglie per laico buon senso, faccio queste battaglie perché sono una persona più alla farsi delle risposte che pretende quando faccio le risposte. Quelle domande, che scusate, farsi delle domande, che pretende quando si fa quelle domande di avere delle risposte che hanno senso. Allora, vedete, serve in Italia una legge come questa? Chi sostiene che serve in Italia una legge come questa lo fa sostanzialmente su tre presupposti. Il primo, esiste in Italia un'escalation di reati di odio contro, appunto, sul tema dell'identità di genere, sessuale, c'è un vuoto normativo su questa materia e lo dobbiamo fare con una serie di adempimenti internazionali, il famoso ce lo chiede l'Europa, l'Europa ci chiede sempre solo cose tragiche. Nessuno dei tre presupposti è vero, nel senso, per quello che riguarda l'escalation dei reati basati sull'identità di genere, non io chiaramente, non mi permetterei, ma l'osservatorio preposto, cioè l'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, dice che delle circa 1500 segnalazioni che sono state fatte dal 2010 al 2018, quindi in 8 anni, circa 200 riguardano complessivamente tutti i reati che possono essere collegati al tema della discriminazione di genere, quindi 200 segnalazioni di hate speech o hate crime in 8 anni, che per carità sono importanti e vanno ovviamente considerati, vuol dire che rappresentano un'escalation nel nostro sistema, mi pare forte. Adesso. Io diciamo, non sono qui a parlare della mia identità di genere, ma se dovessi contare gli hate speech di cui sono vittima ogni giorno, io ne conto almeno 100 al giorno, ma nessuno ha proposto giustamente una legge, non avrebbe alcun senso, penso che sia giusto. Secondo presupposto è non c'è una norma nel nostro ordinamento, è un vuoto normativo. Questo non ho bisogno di rispondere io, perché da 3-4 anni poi alle persone che sono sedute dietro questo tavolo, a quello che questo libro raccoglie, si sa che nel nostro ordinamento l'offesa verso le persone, la minaccia verso le persone, la violenza verso le persone è punita. Per questo non c'è una legge sulla melodifobia. Perché io sono un cittadino, come tutti gli altri, che viene fatto oggetto di violenza o di hate speech, e per questo deve essere ovviamente difeso, come tutti i cittadini. Terza questione, quella della normativa internazionale, proprio non ha alcun fondamento. Non è vero che noi abbiamo degli obblighi internazionali che ci impongono una normativa di questo. Allora, perché serve questa legge? Guardate, ce lo dice bene Ina Scalfarotto. Ina Scalfarotto, nella relazione
alla sua proposta abbinata, la legge Zan, dice che la norma penale contribuisce a costruire la modernità della cultura. Un reato d'opinione. Vuol dire un reato d'opinione. E allora siamo di fronte a un'altra cosa. Io in genere non sono, diciamo, favorevole ai reati d'opinione. Ma qui penso che noi facciamo un passo ulteriore. Perché, vedete, la norma ha bisogno di certezze. Le leggi non si fanno sulla base degli istinti, o sulla base delle passioni, o sulla base di come ci svegliamo la mattina. La legge ha bisogno di certezza. La legge deve essere generale, ma non può essere generica. Invece noi stiamo assistendo piano piano a una deriva secondo la quale la norma può poggiare su, diciamo così, fondamenti non empirici e termini non giuridici. Vi faccio un esempio che non riguarda il tema di oggi. Gli affetti stabili. Quando il governo Conte ha stabilito il principio che si potevano incontrare gli affetti stabili, in Italia si è fatta molta ironia su questa cosa, no? Bene, tutti che ridevano contenti. Ma quello è un precedente molto pericoloso. Perché fare una norma su un termine che non ha una certezza giuridica significa fare una norma che viene applicata discrezionalmente. Se tu non hai la certezza di cosa sia l'affetto stabile, perché giuridicamente l'affetto stabile non è, diciamo, codificato, che cosa sarà l'affetto stabile? Bene, qui lo viene. La discrezionalità nell'applicazione della norma significa che non c'è più lo stato di diritto. Allora, vedete, qui purtroppo noi siamo di fronte a una situazione molto simile, perché l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Qualcuno di voi sa dirmi esattamente cosa sia in Italia l'identità di genere e l'orientamento sessuale? Io. L'app per gli appuntamenti conta 29, se non vado errata, identità di genere. Circa 9, ho fatto 9, grazie per fare. Ah, beh. Circa 9 orientamenti. Quindi come si fa a stabilire esattamente cosa si intenda per non essere discriminatori? Esempio, se qualcuno domani in una scuola mi dice che i bagni per i maschi e le femmine sono discriminatori, noi che facciamo? 29 bagni diversi? Altrimenti stiamo discriminando? E quando non saranno più 29 diventeranno 30, 31, 32, 33, si diceva, mi pare Massimo, che ci sono diversi milioni per istituire la giornata, io, prevista dalla legge Zan, io penso che diversi milioni serviranno a trovare il nome. No, cioè la legge contro la transfobia, no, ce ne sono 29, serviranno 52, tu sei arrivato, sei più avanti di me, io no. La versione vecchia dell'altro. E vi dico di più, qual è la base empirica per stabilire che alcune cose che si pensano o si dicono siano odio? Anche qui faccio un fatto personale, si dice a Montecitorio, no? Il fatto personale. Io vengo definita omofoba una volta al giorno. 2 volte al giorno, 10 volte al giorno. Perché? Perché la persona di buon senso considero che il potere in affitto sia una pratica barbara. Penso che pagare una madre che vende suo figlio per difficoltà economica e perché tu hai soldi per comprare quel bambino e privare quel bambino di una madre che è tuo padre non sia modernità. Lo penso. Non mi convincerete a dire una cosa diversa, nessuno mi può convincere a dire una cosa diversa. Significa che io odio qualcuno? No, significa che voglio difendere quel bambino. Io ho questa convinzione per amore del più debole, che è quel bambino. Quindi, come di vista, io sono una persona che è cresciuta senza un padre. So che si può crescere felici, sì, ma non mi convincerete a stabilire che lo Stato dice per legge che un bambino può essere privato di un padre o di una madre. Perché io lo considero giusto. È odio? Secondo me no, secondo me è buon senso, anche questo. È uno Stato giusto,
non si occupa del più forte. Uno Stato giusto si occupa del più debole. Vedete il paradosso? L'ho già detto in qualche altra occasione. Il paradosso della nostra quotidianità è che noi viviamo in una società nella quale chi ha voce e magari soldi per imporre e difendere le sue idee vale molto di più di chi quella voce non ce l'ha. Ma uno Stato giusto si occupa di quello che non ha la voce. Si occupa di quel bambino che non sta davanti a una telecamera e che non può scendere in piazza. È odio questo? Io non penso che questo sia odio, però io vedo che tutto andando da ogni giorno. Perché mi permetto di sostenere queste materie, queste battaglie, ripeto, per assoluto e laico consenso. Allora, vedete, io penso che il problema sia molto più ampio di ciò che voglio raccontare. E penso che dobbiamo sempre ricordarci che quando si legifera su qualcosa si apre un precedente molto importante. La legge può essere una voragine. Quando si stabilisce un principio, ci si deve porre la domanda su dove quel principio applicato nelle situazioni più eterogenee può portare. Mi pare che non si abbia più questa capacità di capire che le leggi sono una cosa molto seria. Questa è la ragione, una delle tante ragioni. Ho cercato di entrare dal punto di vista del legislatore, prevalentemente nel mio ruolo. E chiudo. Si rischia di creare davvero delle discriminazioni importanti e dei cortocircuiti culturali straordinari, perché avrete visto che adesso l'arcigay vuole cacciare le arcilesbiche, perché le arcilesbiche sostengono che negare l'identità sessuale, l'identità femminile, rappresenti il rischio di una discriminazione. Ed è vero, in Australia c'è un atleta nazionale australiana di pallamano maschile, poi transgender, adesso gioca nella nazionale di pallamano femminile, 88 centimetri per 100 kg. È lecito ritenere che quella sia una discriminazione nei confronti delle altre atlete che sul piano della tenuta fisica non sono in grado di competere, o non si può dire, perché altrimenti uno discrimina. Una cosa è combattere le discriminazioni, una cosa è pretendere dei privilegi. Allora, vedete, alla fine io penso che il tema sia tutto qui. Penso che questo non sia costruire modernità e cultura. Penso più banalmente che questo rappresenti, diciamo, l'antico vizio di alcuni a prendere la scorciatoia di reprimere idee e punti di vista che non si hanno gli argomenti per affrontare, però quella non si chiama modernità e non si chiama cultura. Casomai si chiama regime e noi lo combattiamo.